Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio parlarvi della certezza, dell'abbandonare la certezza. La certezza è uno dei trigger, se vogliamo, più forti della specie umana, soprattutto in questa società. Abbiamo bisogno di certezze, ricerchiamo sempre costantemente delle certezze, qualcosa a cui aggrapparci. Quindi una certezza da un punto di vista di una relazione, una certezza di lavoro, una certezza di una casa, di una famiglia, di un posto dove abitare. Sono tutte certezze di cui abbiamo bisogno. La maggior parte di noi va a impanicarsi totalmente quando sente messe a repentaglio queste certezze. E in qualche modo l'evoluzione della società, soprattutto in questi ultimi anni, ci ha fatto capire due cose. La prima è che ci ha indotto a ricercare certezze, questo un po' dal dopoguerra, quando è nato il boom, soprattutto in Italia, del posto fisso, del pubblico impiego. C'è il bellissimo film di Checco Zalone che prende in giro tutta questa cosa. È il punto di arrivo in cui, ok, sono certo, a posto, non succederà mai niente per il mio futuro. E così per tutte le cose: il matrimonio è una certezza, la famiglia è una certezza, la casa, il concetto di proprietà, il concetto di assicurazione, sono tutte certezze di cui noi abbiamo bisogno. Ma allo stesso tempo, in questi ultimissimi anni, la società si sta evolvendo il mercato del lavoro, si stanno evolvendo tutti i meccanismi di crescita personale, tutti i meccanismi e i lavori che nascono dai social, il concetto stesso di meritocrazia si sta evolvendo, e ci sono tantissimi input che ci stanno facendo capire che questo bisogno di certezza non è sbagliato, perché abbiamo bisogno di certezze, ma è mal posto. Cioè, ci stiamo concentrando sulle certezze sbagliate. Tutti noi, voi vi state concentrando su delle certezze, ricercate delle certezze che sono assolutamente sbagliate, che stanno rendendo la vostra vita molto probabilmente miserabile, o quantomeno molto più miserabile di quanto non debba essere. Vi tarpano le ali in qualche maniera. L'unica certezza deve essere l'incertezza, il bisogno dell'incertezza. L'incertezza è il vero punto alla base della nostra vita, e questa deve essere l'unica vostra certezza, quella a cui vi affidate, e dovete ritrovare proprio sulla base di questo mantra, se vogliamo, non voglio assolutamente reggermi a guru o cose del genere, però dobbiamo ritrovare la certezza in delle sfumature dei vari aspetti. Quindi cerchiamo di vedere, pensiamo alla relazione, sentimentale con una persona. Noi tutti cerchiamo la certezza, è quello che ci è stato insegnato, quindi la persona chiamiamo, la lei o il lui, l'unico o l'unica con cui ci sposiamo, ve lo dice una persona sposata logicamente, con cui condivideremo il resto della nostra vita, e vogliamo una certezza. Che cos'è che ricerchiamo nell'altro? Ricerchiamo che sia così, che sia sempre la stessa cosa, che ci sia sempre lo stesso tipo di connessione. Molto spesso si dice, no? Non facciamo più le cose che facevamo all'inizio, nei film si sente molto spesso, all'inizio c'era tanto romanticismo, adesso sento che mi trascuri, mi metti da parte, eccetera. Che sicuramente sono degli aspetti sbagliati, ci deve essere sempre quella l'intesa, quel romanticismo, quella voglia di ricercarsi, però sostanzialmente ci si aspetta che tutti i giorni siano come il primo giorno. Ora, questo è fondamentalmente sbagliato, perché ricercare questo tipo di certezza vuol dire aspettarsi che all'interno della relazione le due persone non cambino mai, e se una persona non cambia mai nel corso degli anni è una persona miserabile, per l'appunto, e la relazione che ne uscirà fuori sarà la relazione di due persone infelici, miserabili. Quindi qual è la reale certezza all'interno di una relazione? Non è che si viva sempre nello stesso modo, che delle dinamiche non cambino mai. No, io voglio che le dinamiche cambino, io voglio che la persona accanto a me faccia il suo percorso personale, io faccia il mio percorso personale, questo cambi un po' le carte in tavola, che i ritmi siano diversi, che magari si cambia lavoro, quindi ci siano dei quotidiani che siano strutturati in maniera diversa, che si stia più vicino o più lontano in base al momento, che ci siano tante sfumature di cui si parli, che si parli di argomenti diversi nel corso degli anni, che ci siano passioni diversi. Io voglio tutto questo, ma la mia vera certezza è che ogni giorno, la mattina, ci si guardi e ci si scelga l'un l'altro, indipendentemente da tutti i cambiamenti. Quindi non è discorso ti ho scelto e saremo tutta la vita insieme, no, ogni giorno ti scelgo, è questa la mia reale certezza. Cioè, so che si cresce insieme, si evolve insieme, ci si sceglie ogni giorno, e questa è la cosa che deve spingere avanti una relazione. Passando al discorso del lavoro, il lavoro è complesso, noi cerchiamo la certezza nel lavoro, cerchiamo la certezza come nel posto fisso, contratto indeterminato, magari il pubblico impiego, quindi qualsiasi cosa che non può fallire, io so che sono a posto per tutta la mia vita. Ma ci focalizziamo su quello che ci viene dato, ma nessuno pensa a quello che ci viene tolto. Ossia, una persona può dire: ho un contratto di pubblico impiego, quindi loro, tra virgolette, mi assicurano che lavorerò
sempre. Contratto indeterminato, quindi io finché faccio il mio, ogni giorno avrò questo. Ma un altro modo di vedere la cosa è: ti hanno incatenato, ti hanno costretto e tu per tutta la tua vita farai sempre la stessa cosa ogni giorno. Quindi dai, ma perdi, e perdi veramente veramente tanto. Ovviamente è soggettivo, è interindividuale, però non è un caso che il mercato del lavoro sia cambiato così tanto. Se vedete, in Italia il Jobs Act ha cercato di fare evolvere, dopo la riforma Fornero, il mercato del lavoro in un mercato molto più internazionale, e è stata una riforma del lavoro totalmente improduttiva in Italia, è stata una catastrofe in Italia, perché in Italia non siamo pronti, o almeno non lo eravamo fino a quando stavo in Italia, a questo tipo di mercato internazionale. Qual è il mercato internazionale? Qual è il mercato del lavoro attuale? È un mercato in cui c'è un ricircolo e un cambio continuo, in cui il lavoratore di per sé non vuole nessuna certezza da questo punto di vista, non vuole essere incatenato in nessun posto. Perché? Perché vuole evolversi, vuole cambiare, vuole mutare, perché sa che lui stesso come essere umano cambierà, si evolverà e quindi andrà a sondare tutte strade diverse, nasceranno delle passioni, degli interessi diversi che auspicabilmente riuscirà a riversare nel proprio lavoro. Quindi anche all'interno di un lavoro statico, come può essere un avvocato piuttosto che un contrattualista, piuttosto che un investitore, quello che vi pare, c'è un dinamismo all'interno che deve accompagnare il nostro processo di crescita. Quindi il concetto è proprio questo: qual è la certezza del lavoratore? Non è il contratto indeterminato, la vera certezza è il know-how personale, e i social in questo sono fantastici. I social è l'unico aspetto positivo che hanno creato, cioè il fatto che se io investo sul mio know-how personale ho la possibilità di accedere a tantissime possibilità. I social, parlo della globalizzazione, parlo di portali come LinkedIn, parlo del in generale un mercato molto più dinamico, la conoscenza delle lingue. Io posso arrivare ovunque in questo momento a tantissime persone, e è un concetto di meritocrazia in realtà molto molto importante, perché sì, molti dicono ci sono gli influencer che non fanno niente e vengono pagati per, ok, però il concetto è che io in questo momento, se ho un mio bagaglio, se ho un mio know-how, se investo su me stesso, ho un ritorno garantito, e questa è la mia certezza. Perché se io raggiungo una conoscenza, una dimestichezza, una bravura nel mio campo di un certo livello, io sono sicuro che troverò qualcosa, troverò il lavoro, troverò il mio lavoro, quello che voglio realmente fare, e so che passerò auspicabilmente da un'azienda all'altra, da un paese all'altro, mi muoverò e lo farò in funzione di quello che realmente voglio fare. Sono io un bene prezioso per l'azienda, per la società, per la pubblica amministrazione, e sono loro che vogliono cercare di mantenermi. Quindi è un po' il coltello dalla parte del manico che va al lavoratore, cioè rendersi conto che sono io il bene prezioso e decido io dove andare, e a questo punto è un'asta chi riesce a darmi di più. Il know-how è la vera grande certezza del lavoratore, non è il posto fisso, quella è la condanna assolutamente, perché di nuovo vuol dire che noi mettiamo un paletto fisso in un qualcosa che deve evolversi, un qualcosa che deve essere sempre dinamico, che è la personalità del genere umano, che è la personalità dell'Homo sapiens, di noi stessi, che è in continua maturazione, in continua evoluzione, e non dobbiamo assolutamente dargli un freno, ma dobbiamo permettere di espandersi il più possibile. Altro punto, altra certezza: la casa, il bisogno della casa, della proprietà, del posto fisso dove stare. Anche qua è assolutamente vero e è sacrosanto volere una casa di proprietà, è un qualcosa di cui abbiamo bisogno, un qualcosa che ci fa sentire sicuri. Ma al tempo stesso la certezza non è tanto la casa, la certezza è la famiglia che si crea all'interno della casa. Poi il resto, la struttura, si vende, se ne compra un'altra, e dobbiamo seguire quelli che sono i nostri input. Io parlo da persona che se n'è andata dall'Italia, è andata in Inghilterra perché voleva stare in questo paese, perché è arrivato al punto nella propria vita in cui aveva bisogno di questo, aveva bisogno di evolversi. Quindi invece di rimanere all'interno dello stesso paese sentendomi costretto, io mi sono spostato. E la gente mi chiede: ti senti a casa là? Sì, mi sento a casa perché ho mia moglie, ho la mia famiglia, siamo qua, e questa è casa mia, non è la struttura fisica che mi circonda, che può cambiare in continuazione. Compreremo casa qui in Inghilterra senza pensarci due volte. Perché siete sicuri che rimarrete in Inghilterra? No, assolutamente, perché vogliamo stare qua, e nel momento in cui ce ne vorremmo andare la venderemo, ne prenderemo un'altra. Quindi anche in questo un dinamismo, la possibilità di seguire i nostri input. La vera certezza all'interno della casa, del concetto di proprietà, è realmente la famiglia. Home is where the heart
is, la casa è dove è il tuo cuore, è la famiglia. E proprio riguardo alla famiglia, anche qua un forte bisogno di certezza, della famiglia unita, della famiglia che sta insieme, dei figli. Quanto hanno paura i genitori quando i figli se ne vanno di casa, hanno bisogno della certezza che siano là, hanno bisogno della certezza di avere il controllo sui bambini, su come si sviluppano, quasi volessero stare al loro posto e vivere una seconda vita attraverso i figli, che va benissimo, la cosa più bella del mondo, perché il concetto stesso di fare il figlio è vedere di mettere una vita, mettere il proprio DNA, in qualche modo il frutto del proprio amore al mondo e dare un qualcosa al mondo, regalare un qualcosa al mondo. Però al tempo stesso non è il discorso avere certezza di cosa faranno i figli, è avere la certezza di dare una legacy, cioè il figlio deve essere cresciuto, il figlio deve essere educato e quello è il proprio investimento. Quindi la certezza di dargli quando sta a casa, fin da quando emette il primo respiro, di dargli tutto l'amore, di dargli tutta la conoscenza, di dare i giusti input finché rimane in casa e poi lasciarlo andare e vedere dove arriva, vedere dove va la nostra legacy, il nostro investimento tra virgolette. Non voglio renderlo un discorso assolutamente economico, è bruttissimo il termine investimento, però il concetto che passa è quello. È quello che abbiamo investito, tutto l'amore che abbiamo investito che si esprime al massimo nel mondo. E quindi anche qua la certezza sta proprio nell'incertezza di vedere dove arriva. Abbiamo paura del cambiamento, abbiamo paura dello sconosciuto, abbiamo paura dell'incerto. È qualcosa che ci terrorizza nel profondo, ma fa parte del nostro DNA e come tale deve essere accettato. Quindi qualsiasi scelta voi facciate, qualsiasi punto in cui vi dirigete, che cosa state aspettando? Che cosa state aspettando nel fare una mossa, nel avere il coraggio di seguire quello che vi sentite dentro? È un salto nel vuoto, ma è così che deve essere la vita. Viviamo soltanto una volta e come tale abbiamo il dovere di rispettarci, rispettare come siamo fatti, accettarci e evolverci costantemente e renderci sempre la miglior versione di noi stessi. Falliremo, cadremo, ci faremo male, non succede niente, non succede niente assolutamente, perché finché investiamo su di noi, finché ci rispettiamo e seguiamo quello che abbiamo dentro, allora non dobbiamo temere assolutamente niente, perché di nuovo ci concentriamo sempre su quello che rischiamo se facciamo un determinato passo, su quello che potremmo perdere, ma non ci rendiamo mai conto di quello che stiamo perdendo in questo momento stando immobili, e stiamo veramente perdendo tutto, in primis noi stessi.